Passiamo al prossimo. Prossima. È una prossima. Numero 4, Alessandra Boldrini. Cantante anche. Senti, a random ancora? Prego. Dillo anche a loro a random però, perché ci è piaciuta ieri sera, adesso vi spiegherà. Ciao. Beh, Boldrini, un cognome si sente spesso. Ciao Alessandra. Ciao. Quanti anni hai? Raccontaci. Ho 17 anni e canto. Ok. Anche tu quanti chilometri per venire qui? Fabriano. Ti hanno portato i tuoi o sei venuta? Sì. Sì. Ci hai pensato. Non sai se erano i tuoi? O erano due che ci sono? Okay. Abbi pazienza, Alessandra. E non hanno ancora fatto battute sulla carta, pensa te, quindi quando suonava. Senti, ma cosa ci suoni stasera? Cosa ci canti? Insomma? Canto Chasing Pavements di Adele. Ah! Minchia, un casino quella. Perché bisogna fare battute sulla carta? Vabbè, dai, comincia quando vuoi. Non ho mai avuto una risma con scritto Melano. Diamo via al televoto, numero 4, Alessandra Boldrini. Don't need to think and hover. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This in lust, I know this is love. But if I tell the word, I never say enough, 'cause it does not. Alessandra Boldrini, numero 4. Allora, lei dice di cantare a
A random. Beh, a random. Se te canti a random, ma io con Andrea. È in provincia di Milano? No, no. Ah, devo dire qualcosa? No, dopo una battuta così bella, ci sta bene un po' di silenzio. Luca, fai bene, si vede cazzo che fai una trasmissione comica su Italia 1. Cioè, dopo una battuta così... A me a random faceva ridere. Sì, battuta. Ma infatti lavorate in coppia. Allora, prego, prego, dai. No, vabbè, molto brava anche tu. Hai una bellissima voce che va lavorata, grazie, ovviamente, va allenata, va studiata. Però studiata una voce non si può dire. Comunque, vabbè, va coltivata e quindi brava anche tu. Il mio giudizio è sempre positivo, ma io non sono, così ingenuo, buono. Mi piace, mi piacciono tutti. Abbi pazienza, Alessandra. Comunque, scusami, Alessandra, tu cosa studi adesso? Mi hai detto vai a scuola. Io vado a scuola, sì, devo far quarto. Devi fare il quarto, devi fare il quarto di liceo. Che vuoi fare da grande? Raccontami. Oddio, c'avevo due strade principalmente. C'avevi? Ora non è che c'hai 95 anni. Io a Santarelli. Come? No, ora Santarelli lascio lì laggiù, che insomma, c'hai ancora 100 anni prima di andare. Dici. Volevo andare o all'estero. Sì. O fare medicina. All'estero a fare medicina potrebbe essere la cosa perfetta. Ma all'estero a fa cosa, scusami? A cantare così. A cantare così. Se Luca ti dirà che random è all'estero. Sì. Random è all'estero. Stavo per dire proprio. Noi abbiamo fatto un film a Oxford, ma random è lì vicino. Senti, ma e come mai vuoi andare a cantare all'estero? E niente, perché mi piace cantare, è una passione che ho comunque da quando sono piccola, quindi... E quindi dici in Italia non c'è possibilità. Vabbè, in Italia forse è meno apprezzata la musica, secondo me. Poi non lo so. Oddio, non credo, No, secondo me Italia sì. È il paese. Come mai? Però mi interessa questo discorso. Come mai pensi che sia più apprezzata all'estero? Perché... Niente, perché quando vado all'estero ho avuto anche modo di... Magari quando vai per le strade, senti la musica... Sì, ha ragione comunque. Ha ragione. Ha ragione. Senti che ci sta i gruppi che suona... Quelli che canta per strada. Ha ragione, ha ragione. In Italia è meno frequente. In Italia sta morendo tutta la realtà dei locali live dove suona, non c'è più nessuno che ascolta musica dal vivo. Ormai è tutto, è tutto talent dove Ruffini schiaccia X e dice: "Dea bestia, ci si diventa a me." Cioè è tutto così in Italia. È vero, vengono più valorizzati gli artisti emergenti all'estero, questo è giusto, sì, da dire. È vero. Vabbè, un quadro tristissimo di me. No, è vero, la realtà della musica live la sta realtà, morendo. Allora, ti posso dire che però, allora, ora faccio un discorso brevissimo di 10 secondi. Anche la realtà forse della medicina. Forse in Italia il problema... non è il problema della musica, no, è il problema del lavoro forse in Italia. E so che per esempio anche da queste parti ci sono delle difficoltà vere e reali. Sai cos'è? È che bisogna pensare... Io guarda, c'ho sta maglia che a volte posso stare antipatico a tanti. C'è la 8 di ottimismo. Secondo me te sei giovane. E non, guarda, credo che tu questo discorso lo debba fare tra un po'. Non lo fa adesso. Noi dobbiamo sperare in te e credere che in te e tanti altri ragazzi di 17 anni come te possiate cambiare le cose. E spero di fare. Spero che tu possa fare la dottoressa o la cantante in Italia, vicino alla tua famiglia, ma alla grande. Questo è quello che ti auguro. Grazie. Posto. O magari curi cantando. Basta, okay. No, no, basta. Mi annullo da solo. Questa volta non ti taglio. No, no, perché ho parlato tanto. Ho parlato a posto. Ho visto che tu sei un po' timida, immagino. Sì. Sì, ho visto che guardi un po' in basso. Ho visto Lie to Me. No, però dicevo, siccome usi il canto, credo anche per uscire un po' dalla timidezza, secondo me siamo a metà percorso. Cioè, puoi tirar fuori ancora un bel po' di quello che c'è lì, che guarda in basso, poi guardi in faccia. Succederà. Vabbè, come rovinare un bel momento. Allora, dai. Grazie. Ho detto una cosa bella. Ha detto una cazzata clamorosa. Dai, andiamo avanti. Ma grazie alla giuria, grazie alla Se stavi facendo i duelli con i moscerini. Stop al televoto per Alessandra, grazie. Numero 3. Matteo, poi mi dici te quando posso andare a fare pipì, perché la birra è buona, però No, dimmi te quando. Se c'è da ricordare dopo qualcosa. Vediamo a Don Andrea, casomai durante la comunione, vediamo un attimo di Vabbè, sentiamo Don Andrea se deve confessare a qualcuno da fare pipì. Ancora uno e poi vado per confessionare. Va bene.